pronto per l'inizio della race Attack 600. Siamo pronti. 8 giri al limite, 2350 metri di percorrenza. A Riccardo Paletti, a tra poco! Pullman è Simone Campanini, 1:10:137, al suo fianco. Super William Benedett con un tempone, 1:10:155, Vignati a chiudere la prima fila. E via, partiti! Buona la partenza da parte di Campanini, che cerca subito di infilare Benedett, che forse viene trascinato da un sorpasso alle sue spalle, subito si rimette in seconda posizione, però bravo William Benedett a riprendersi la seconda piazza. Buono lo spunto di Cristini, che ha avuto problemi con la moto sabato, non ha girato, addirittura si pensava che non riuscisse, di nuovo infilato Benedett da Bettella, si pensava non riuscisse nemmeno a correre Cristini, e si trova in quarta posizione. Buonissimo il suo spunto, 8 giri, lo sappiamo, è un one shot la race attack, soprattutto la 600, dove se le danno di santa ragione. Benedett, lo ricordiamo, l'anno scorso ci abbiamo parlato anche durante tutto il weekend, un po' preoccupato, soprattutto in tensione per le sue condizioni fisiche, vista la caduta che ebbe a Magione e che gli precluse la possibilità di vincere la competizione. Stanno andando ad ultimare il primo giro con Campanini, che ha strappato un super tempone come pole position e che sta volando anche questo primo giro, mettendo tra sé e Benedett già un cospicuo vantaggio, 5 decimi guadagnati, anche perché Benedett è stato in bagarre fino a qualche secondo fa, adesso si sta cercando di sbrogliare di dosso quella che è la matassa di Bettella. Ma occhio, perché Bettella è un pilota che ha avuto un grande spunto anche l'anno scorso, ha dato del filo da torcere. Benedett in questo momento un po' in difficoltà, in terza posizione, prova a scappare Campanini, Cristini insegue, via via tutti gli altri piloti. Prima abbiamo visto inquadrato una new entry, Alessandro Piccollo, abbiamo avuto modo di conoscerlo nel paddock in questi giorni, un pilota promettente che si è esposto a quello che è la race attack, che è, lo sappiamo, ne abbiamo parlato anche l'anno scorso, questo tentativo di connubio tra l'amatorialità e la professionisticità di piloti. Benedett sta iniziando ad avvicinarsi a Bettella con fare molto sospetto, vuole velocizzare il tentativo di sorpasso su Bettella, anche perché Campanini sta prendendo un buon margine. Sappiamo che Campanini è un pilota esperto in questa competizione. Bettella davanti, Benedett alle spalle, e via via tutti gli altri piloti che stanno ad ultimare quello che è il secondo giro. Campanini non scappa, però non riesce almeno in questa fase. Bettella ricuce, cuci e ricuci, e alla fine sta arrivando alle sue spalle anche Cristini. Si sta formando un gruppo, si sta formando un gruppetto anche da 5 piloti, con Vignati che non ha avuto un grande spunto ma che sta cercando di francobollarsi anche lui. I magnifici 5 sono Campanini, Bettella che dalla quinta in seconda, Benedett, Cristini e Vignati. È scomparso un po' Francesco Bucenti dei radar, ma questi piloti stanno davvero cercando di darsene di santa ragione, ci stanno provando in tutte le maniere, si stanno avvicinando, si stanno aggrovigliando, con Cristini che sta cercando anche lui di ricompattarsi in qualche maniera, di avvicinarsi in qualche maniera, di spendersi in qualche maniera con una certa importanza. E allora adesso andiamo anche un po' a inquadrarci con Mattia Mangini, che partiva dalla tredicesima posizione, 1:13:155. Qualche sorpasso, Benedett, no? Forse sì, è Benedett che passa e va, ne ha scavalcati due Benedett, che adesso si trova, no, non è primo, anche perché, eh sì, Benedett davanti, forse c'è stato un errore da parte di Campanini, ma si stanno clamorosamente tutti quanti avvicinando, e sì, c'è stato un errore da parte di Simone Campanini, che si trova in quinta posizione, clamoroso, anzi no, si trova terzo, con Vignati che insegue alle spalle, Cristini che stanno cercando di battagliare, di duellare, intanto le telecamere vanno ad indugiare anche sui piloti che inseguono, come Daniele Bassi, autore reduce di una buonissima competizione anche lo scorso anno. Cristini vicinissimo in terza posizione, doppia curva affrontata,
vanno via via per andare a cercare di affrontare la chicane, mentre le telecamere indugiano anche un po' sui piloti nelle retrovie bassi, in realtà le retrovie mica tanto, perché con le cappelli è il terzo gruppetto che sta andando a inseguire Cristini terzo, quarto Vignati che insegue, Benedet ha preso la testa della classifica, occhio perché qua Benedet va, ha fatto anche un certo tipo di discorso di conservare le gomme nella qualifica e poi non gli ha detto bene Mirko Stocco, che cerca di affrontare anche lui le curve, una new entry, lo abbiamo conosciuto, persona veramente squisita. Campanini è retrocesso in quinta posizione, l'avevamo detto, un problema per lui. Intanto Vignati che cerca di rimettersi alle spalle con Campanini che insegue, poco bello anche lui che aveva fatto una buona qualifica, 1.12.9, si è detto particolarmente soddisfatto, adesso un po' lontano dai piloti che lo precedono, ma sta cercando di inseguire, non di arrancare, ma di inseguire il resto dei piloti. Qui il gruppetto capeggiato da Stefano Cappelli con Castagna e tutti gli altri, tra poco andremo magari anche ad inquadrare Mangili e Co, che stanno cercando di effettuare un certo tipo di competizione. Eccoli qua, il gruppetto in mezzo che insegue, ricordiamo che parlando con i piloti ci hanno detto di non avere particolari problemi, chiaramente con le gomme al meglio degli 8 giri sarebbe stato difficile. Cappelli guida questo gruppone che è chiuso da Andrea Taciti, si trovano più o meno sulle posizioni dalla decima alla dodicesima, mentre il gruppetto lì davanti continua a farla da padrone, continua ad andare in maniera molto molto interessante e si stanno iniziando a creare delle discrepanze. Campanini continua ad inseguire e fa fatica, Benedet davanti comanda, alle spalle Bettella, poi Cristini che è autore di una prestazione, fidatevi, veramente veramente importante, anche perché ha accusato problemi molto importanti il buon Simone Cristini, il buon Matteo Cristini nella qualifica di sabato, non ha proprio girato, ha avuto un problema al freno, mi ha detto non so nemmeno se riesco a correre, e invece il gruppo alle spalle di Cristini ha fatto un grandissimo lavoro, lo ha rimesso in pista, sesto, intanto Vignati su Campanini che prova a scavalcarlo, lo ha rimesso in pista e rimettendolo in pista si è messo in terza posizione. Si stanno iniziando un po' a francobollare, a cristallizzare le posizioni. Benedet sta guadagnando qualcosina. In questo giro prende tre decimi a Bettella che inizia a far fatica a tenere Benedet. E occhio perché se Benedet se ne va è un problema. Qui con Alessandro Piccolo, lo ripeto, lo ribadisco, partiva dalla 21esima posizione. Si è creato un po' di discrepanza tra Piccolo e i piloti che inseguono, che insegue, ma qua si sta invece formando un gruppo con Benedet solitario e dietro gli altri che aspettano, che guardano, che indugiano. Occhio perché Benedet sta iniziando ad andarsene. Vignati cerca di farsi vedere se non altro da Cristini, che però riesce a mantenere la posizione. Campanini ha accusato un problema all'interno del quarto giro ed è stato scavalcato da tutti. Benedet, guardate anche la differenza con cui affronta la curva. Vignati va largo, Campanini in fila. Campanini fila Vignati che si mette in quarta, in quinta posizione, chiaramente Campanini si mette in quarta, forse non servirà tantissimo, guadagna qualche punticino Campanini, Vignati ne perde qualcuno, quello che è importante è che Cristini sta cercando addirittura di insidiare Bettella, si sta mettendo ad inseguirlo alle sue spalle e allora chissà che non riesca in qualche maniera con un colpo da 90 provare a scavalcarlo. Anche Benedet è andato largo in questo caso, ma si rimette in sesto. Benedet, una volpe di Varano, lo possiamo chiamare la volpe di Varano, William Benedet, che sta cercando di condurre la gara, sta cercando di portarsi a casa 25 punti che sarebbero pesantissimi, anche perché questo è Manciuno della Race Attack. Ancora e vince William Benedet, esulta, contento, Bettella, Cristini, Campanini, Vignati, fidatevi che parlando con William, per lui questa è una grande soddisfazione, si toglie via un po' di peso, un po' di ruggine, quella che purtroppo si trascinava da Magione dell'anno scorso, dove fu costretto ad un ritiro che non gli permise di proseguire il campionato che forse avrebbe potuto contendere a tutti quanti gli altri piloti. Vince la prima delle Marshall Race Attack, mi avete fatto già perdere la voce ragazzi, 600, William Benedet secondo, uno straordinario Alberto Bettella che partiva dalla quinta, super terzo Matteo Cristini, quarto Simone Campanini, complice un errorino fatto al quarto giro che lo ha relegato in quinta posizione, riesce poi a scavalcare Vignati che fa un errore a sua volta, arriva a quinto. Sono sicuro che in gara 2 se ne daranno davvero
davvero tante. Vince gara 1 William Bennett, secondo super Alberto Bettella, terzo Matteo Cristini, quarto Campanini, quinto Vignati.